Una messa in basilica ha sancito l'apertura del Sinodo per l'Amazzonia. Durante l'omelia il Papa ha precisato il significato della parola sinodo, che vuol dire camminare assieme, e ha rivolto il suo pensiero alle popolazioni e ai missionari nella regione. Tanti fratelli e sorelle in Amazzonia portano croci pesanti e attendono la consolazione liberante del Vangelo, la carezza d'amore della Chiesa. Per loro, per questi che stanno dando la vita adesso, per quelli che hanno versato la sua vita, con loro camminiamo insieme. Il Papa ha fatto riferimento al martirio come forma di testimonianza del Vangelo, precisando che anche nel collegio cardinalizio ci sono fratelli che hanno assaggiato questa croce. Le sue parole si sono concentrate sulla necessità di ravvivare il fuoco della missione. Il fuoco appiccato da interessi che distruggono, come quello che recentemente ha devastato l'Amazzonia, non è quello del Vangelo. Il fuoco di Dio è calore che attira e raccoglie l'unità. Si alimenta con la condivisione, non con i guadagni. Il fuoco divoratore invece divampa quando si vogliono portare avanti solo le proprie idee, fare il proprio gruppo, bruciare le diversità per omologare tutti e tutto. Guardando agli obiettivi del Sinodo per l'Amazzonia, il Papa ha segnalato un altro pericolo. Quante volte il dono di Dio non è stato offerto, ma imposto? Quante volte c'è stata colonizzazione anziché evangelizzazione? Dio ci preservi dall'avidità dei nuovi colonialismi. Francesco ha pregato affinché lo Spirito Santo possa guidare il Sinodo. Egli, che fa nuove tutte le cose, ci doni la sua prudenza audace. Ispiri il nostro sinodo a rinnovare i cammini per la Chiesa in Amazzonia, perché non si spenga il fuoco della missione. Altra condizione di base, secondo il pontefice, è superare lo status quo. Se tutto rimane com'è, se a scandire i nostri giorni è il si è sempre fatto così, il dono svanisce, soffocato dalle ceneri, dai timori e dalla preoccupazione di difendere lo status quo. Ma in nessun modo la Chiesa può limitarsi a una pastorale di mantenimento per coloro che già conoscono il Vangelo di Cristo. Il Papa ha esortato a riflettere sull'importanza di donarsi. Se mettiamo noi al centro e non lasciamo al centro il dono, da pastori diventiamo funzionari. Facciamo del dono una funzione e sparisce la gratuità e così finiamo per servire noi stessi e servirci della Chiesa. La nostra vita invece per il dono ricevuto è per servire.